vedi che c'è? Pianta che ti dà frutto, devi solo tenerlo su. Ah, devi tenerlo su. Cioè, devi metterci il bastone. Bastone bello lungo. Di gasto. Hai capito? E poi quando sta crescendo lo tiri su. Allora prende più anche sole il frutto quando si sta. Ma li hai piantati tu? I pomodori sono andati da soli. Li ho portati mio figlio. Ma tu proviamo. Non sapevo venisse una roba buona a mangiarsi. Il pomodoro, ha solo bisogno del bastone. Quello deve essere ricino. Ma quello non si può essere. Sembra anche no, ho toccato una foglia. Sentivo. Allora proprio il bacio. Questa non so cosa. Questa è menta, questa. Guarda. Sì, questa è menta che io non so. Questa qui è una pelle. Questo è pungitopo. Questo è pungitopo. Ma tu hai la pianta del pungitopo. No, no. Ti fa le bacchette rosse. Non sono velenose per la piccola nonna. Ah, va bene, allora gli aggiungo un po' più di terra perché sono velenabile. Questo è l'alloro. Che bello, ma hai visto? Questo invece è l'alloro, questo è l'auro. E che numero è? E quello non so cos'è, è un fico. Quale? Questa? Questo qua. Sembrerebbe una vigna matta. Sì, una vigna. Una vigna americana. Ah, la vigna sì. Americana, questa invece? Questa non lo questa so. Questa è la pianta del collo. Ah, questo sarà un rampicante che fa i fiori. Questo è un rampicante che fa i fiori. No, sembrerebbe la bignogna, sì, ma non bignogna. È la bignogna. Ah, è quella. È la bignogna? Sì, mi ricordo perché l'ho ordinata su internet ed è arrivata. Che fa le campane, che fa le campane. Perché vedi che anche le tue campanelle, tipo di notte, di giorno si chiudono, sono rosa. Poi, guarda, bella. Sì, diventano un rosa fucsia di sera, bellissima. L'ho vista entrando. Poi c'ho la bella di notte, la chiamano così. Ah, sì, che è velenosa. Bella di notte, le otte. Velenosa, è bella di notte. Mi ha detto che è velenosissima per il gatto, però io l'ho messa in alto. Mi ha detto così, non so se è vero, però. Io non la vedrei su internet, ma non l'ho mai sentita. Bene, tu stai attenta che sia col gatto, perché ci sono alcune piante che sono pericolose, come anche il potos. A me ha detto, è bella di notte. L'oleandro. Brava, la bella di notte, mi hanno detto l'idea anche. Stai attenta a vedere, è velenosissima. Per i gatti? Però io ho visto che comunque Susi non è stupida. Non ma si no, può mangiare. I gatti di solito esatto. No? Si auto. Si auto. La Susi vuole l'erba gatto oppure vuole che l'erba lì se la mangia. Questa qua è stupida. Questa qua è stupida. Questa qua è stupida. Questa rassa che mi cresce a dismisura, guarda lui. Tu devi fare, sai cosa? Il reporter, il regista, io ti vedrei. Questo è terrassa, che quando mi cresce tanto ci faccio delle insalate. Ma qua? Qui Susi si arrampicava. No, sto facendo ora. Terrassa sarebbe pissacani. Pissacani. Che fa? Il bottone giallo. Noi questo li chiamiamo pissacani. Ecco. Perché calci che ci sono. Quante volte la mangiano? Niente, sì. La rasca, però non è quello che conosco io. Non ci sono più varie.